È partito. Vai. Ciao Saliners, come state? Bentornati nel mio canale, benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi faremo tantissime cose carine e viene mia sorella che sono molto vicini con Mati e con il suo moroso mi sono sentita disagio quando ho detto moroso, vabbè, con il padre di suo figlio, non so perché, non so male, scusate. E vabbè, comunque non ho ancora le lenti, le ho tolte perché stavo giocando a Call of Duty con Craig, quindi dovevo concentrarmi poderosamente. E dopo mi sono messi storcono gli occhi. Adesso pranziamo, vi faccio vedere che cosa ha preparato qua la Lolita. Saltao de pollo. Io ovviamente le verdure non le mangerò perché io, cioè, sono contro le verdure. Non riesco a mangiarle. Magari quando sarò più grande, anche se ormai ho quasi 18 anni, riuscirò a mangiarle. Cioè, io ci provo, ma sono troppo viscide. Vero? Che cosa, nonna? Non ho niente. La nonna parla male di me alle spalle. Ha detto che mangio solo pancetta. La pancetta è buona. Che hai detto il grasso? Io non ho detto che è quello grasso, ho detto che è viscido. La Lolita. Saputello, ciao Kiki. Ciao. Sono andata a prenderla io a scuola. Ho fatto un ciuccio aghi. E niente, quindi adesso noi aspettiamo che arrivi Mati, così lo coccoliamo tutto con Kiki. Ma queste manine così carine, così piccole, di chi sono? Di chi sono? Ciao Michelle, come stai? Ciao arrivato. Ciao. Ciao mamma. Ciao. Questo? Oh, cicciane, lo tengo io, questa cicciane, questa cicciane, questa cicciane. Sì, signorina. Prego. Smettila. Che buono. Era troppo silenzioso. Ha preso la stessa cover, visto? È vero. No, perché non è messo rosso, boh? Esatto. Qui c'è mia sorella. Qui c'è la Marisol, che è un'antipatica, che lasciate stare, guardate qua. Ci sono i pannolini, eh? In questo momento sto scendendo, gli altri sono... No, Cri è già partito perché era ora di andare a prendere la sele. Dobbiamo prendere il passeggino che ha lasciato lì. Però ok, c'è mia sorella già di là, di sotto, che stavano caricando il gordo. E adesso noi andiamo, dobbiamo chiudere il passeggino. E andiamo a prendere la sella d'autobus, penso che ripassiamo da casa perché prendiamo anche la Kiki che stava finendo di fare gli ultimi compiti. E basta, mia sorella è dove è andata. Eccoli. Pensavo ci avessero abbandonati. Il macchino di mia sorella ce l'aveva calola perché sennò il godo piange. Mi sono dovuto mettere il passeggino qua perché qui non è riuscito a prenderlo, perché sa che non si può chiuderlo. E adesso lo raggiungiamo all'asilo della Sele. Ok, dopo questo giro inutile ci siamo. Siamo due macchine. Eccoci qui. Assurdo, guarda lui pronto con il canguro papasitto. Dov'è mia figlia? Dov'è mia figlia? Eccola, fatta a botte proprio prima di andare a proprio prima di uscire dall'asilo, fatta a botte. La Sele ha un graffio sulla guancia, da quel che ho capito. Cioè no, in realtà Cri ha detto che la maestra non ha ben capito cosa è successo. Però i graffi sulla faccia di mio figlio, no, perché lui è perfetto, così gli rovinate la bellezza stupenda che ho fatto, che io ho creato con tanta fatica, con tanta fatica. Sapete quanto ci ho messo a partorirla? Mezz'ora, però comunque sto impegnativo il tutto. Quindi, se un altro bambino va e le graffia la faccia, io devo respirare. Sono una mamma super iper protettiva, super iper... molto protettiva forse. E mia figlia con i graffi in faccia, no, no, no. Stella, la prossima volta difenditi di più, ho capito? Hai capito? Sei bellissima, sai? Pure io.
adesso prima di partire stiamo aspettando che arriva la Kiki, che stava finendo di fare i compiti, l'ho chiamato prima e mi deve portare anche il tappo per la fotocamera, che secondo me si serraglia la fotocamera. E niente, siamo tutti qua in macchina. Non ti pesta? No. Amore mio, sono spettinata. Vuoi gelato? Gelato? Sì, magari. Eccoci qua, siamo appena arrivati in spiaggia, cosa che a me non piace in realtà, però niente, loro volevano andare a prendere un po' di aria fresca, io preferisco centro commerciale o vabbè, anche il centro in realtà, però vabbè, siamo in spiaggia, c'è anche la Kiki e tutti qui. Cele. Oggi vi portiamo qua con noi. Spero di trovare una gelateria perché ho promesso il gelato alla Sele. Il cicciottellino è sul canguro. La mia princessa è qui che si guarda Baby Shark nel frattempo dell'attesa. Kiki, saluta. Ciao. Germana. Le Aguileras. Las Aguileras. Oh, le andiamo a comprare, dai, dopo. Vuoi comprare le gatte? Sì. 3, 2, 1. E le gatte. 3, 2, 6. 1, 2. Dove corre? La Sele. Dov'è la Sele? Ecco la Sele, figliola bellissima. L'ho vista! Ea! Che le fai? Questa è la storia. E perché? Con il video di ieri, cioè che voi avete visto ieri. Ok. Ti prendo io! Cele, dove vai? Cele, che c'è? Delle acqua? Qualcosa da aggiungere? Niente, adesso troveremo qualcosa da fare. Andiamo forse di sotto che c'è quel negozio. Magari prendiamo il gelatino per la domenica. Futura ginnasta. Attenta, piccola. Sei pronta al salto? Ah, non fate se Cele. Andiamo a prendere l'Elena. Guarda un po'. Allora, detto la Sele, facciamo un salto? Sì. Come sì? Ma dici? Amore! Sele, con chi sei? Wow, delle acqua! Piace? Che bello! Oddio! Le cade! Lei amala! Questo braccino con questa manina. No, andata via. Aria fresca, non è vero. Non mi piace stare qua. Comunque abbiamo deciso di andare in centro, quindi ci stiamo dirigendo contromarcia verso la macchina. Eccoci, siamo già in macchina. Adesso ci mettiamo nemmeno, cioè dai, massimo 10 minuti ad arrivare in centro, giusto il tempo di trovare il parcheggio, poi ci siamo appunto in macchina, c'è anche la Sele, quello accanto è il passeggino, non la tocca, tranquilli, quindi si viaggia comodamente e andiamo al centro. Ah, guarda tu alla fine, lo so. Dai, è partito. La Sele è qua bagnata perché ha fatto splash nell'acqua prima. È tutta un po' spettinosa. Adesso appena riusciamo a salire da qualche parte magari. No, non si può nemmeno stare su. Vabbè. Dicky.
allora, che gusto lo prendiamo il gelato? Sì. Vuoi cioccolato o panna? Cioccolato. 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 Cicchi, 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 ciao, cicchi. Ha sporcato tutta. Oh. Che pantaloni. Buono? Cazzo. Buono Sele? Ciao. Ico? Cazzo. No, no, grazie, a posto. Vuoi sentire? Enrico? Sì, amore? Squisito, gna gna. Rico, Sele? Squisito. Mi si è congelato il cervello, mamma! Che brava sta mamma! Ea, ea, ea! Con la sua crepe, felice! Non la dovevo prendere, ea. Ma è buona! Dai, di il merito, dal merito a me! Grazie! Poverino! Chi le dici? Dai io! Chi è stato? Vero. Ti do fare ta? Qua c'è la miscelita che si beve in soprattutto. Oddio, mi sembra che avevi 15 anni e mangiavi il gelato. Se ti prendo che ti mangio tutta. Guarda che ci sono pezzi di cioccolato dentro. Buono. Le mamme del 2021. Però una mamma è rimasta di là. Un anno troppo produttivo, vero? La mamma di Mattia sei rimasto indietro col papi, invece qua la Yusang twerka come una cojuda. Ea. E la Kiki si guarda le dita. Stiamo andando in un negozietto perché io voglio cercare una copertina per il piccolo Troy e mia sorella deve prendere un tanga. Pizza time. Finalmente anche per la Kiki la pizza, che perché è stata molto brava. Sì, ha tolto il telefono, quindi se la meritava. Allora, per adesso ho trovato il collare che mi piace un sacco, così a catena, e non è a strozzacollo, quindi è perfetto. E ho trovato questo qua che è nero, l'ossicino con le bustine per la mierdita. E poi stavo pensando di prendere anche questo qua, da che ci sono, perché io ho preso un pupazzetto l'altra volta, però lo distruggerà molto probabilmente subito. Quindi hanno detto di prendere tipo questi così, che durano dai almeno un pochino di più. Sì. Questo, e adesso volevo vedere se trovo la copertina. Vediamo se siamo usciti dal negozio, ho preso il collare, c'è la Sele Gunkri che gioca, ho preso il collare, alla fine quello che vi ho fatto vedere, e gli ho preso il guinzaglio, ce l'ho già, che l'avete visto nell'altro video, e poi gli ho preso appunto quel giochino quella corda e il coso per le bustine per la mia ardita, e basta. La copertina c'erano quelle a misura per cucciolo, ma i colori non mi convincevano per niente, quindi no, la copertina è un ricordo che sarà tipo super speciale, perché sarà la prima cosa con cui lo avvolgerò appena lo vedrò, quindi deve essere veramente bellissimo, mi deve piacere tanto. Per adesso ancora non l'ho convinta, adesso questi giorni uscirò un altro giorno e sarà bellissima. Finiti i giri, adesso siamo in macchina e si ritorna a casa, e la mamma ha detto che si mangerà hot dog e patatine fritte, insomma oggi la dieta va bene, non riusciremo mai a far niente in questa famiglia, mai. Allora, siccome mio fratello ha fregato la macchina a mia madre, adesso siamo qua con lei che stiamo prendendo i panini per fare gli hot dog, per fare la dieta molto aghile rossa, vero Marisol? Vedo. Di nuovo in macchina, eccoci qua. Stavo per filmare anche mentre passavano i prodotti miei. I miei prodotti. Ma una bagassa mi ha detto che non potevo filmare. La Mari dove? Ah, è lì, tutta verde. Mi ha mandato un passaggio a noi. Ah, ah, che brave persone che siamo. Sembro quasi simpatica. Noi? Oggi. Io? No, io. Devo mettere la cintura. Mettete.
siamo a casa e stavo iniziando a sistemare queste cose di volito e sì, sono fissata, sono molto fissata con il mio gonopono, soprattutto quando ce l'avrò, non farò altro che per far vedere perché è bellissimo. Vai. E niente, adesso ci mettiamo all'opera perché dobbiamo appunto preparare veloce la cena, gli hot dog con le patatine fritte perché è andata via la luce. Quindi stiamo cercando di farla tornare così poi mangiamo. Una saluta spiritica, vai. Cena pronta in casa Aguilera e si inizia ad ingrassare. Quelle nel sacchetto si chiude, posizionate. Le ponete in tavolo e le mettevano. Amore, è arrivata la pappa, Cicci, corri, dobbiamo il broncio qua, eccoci. Mi passi Mati per favore? Buono. C'è spazio, spostala. Ricordiamo. Questa è dieta. Dove punto? È dieta. È giorno dello sgarro, vero? No, è dieta. Sento sempre queste parole. Sì. Buona cena. Gli zanni stanno andando via e si porteranno via anche questo gordo ermoscio. Alla fine quella ciotolina, come mi avevate detto voi, era troppo piccola per Troy, quindi gliel'ho regalata a oggi e io gliela devo comprare un'altra in 6 giorni. Io scusate il casino che c'è in questo momento, vi ringrazio per averci seguito in questo vlog casinaro e vi ringrazio per averci fatto compagnia e ci vediamo in un prossimo video di ciao. Io sono antipatica, ci vediamo nel prossimo vlog super rumoroso famiglia Aguilera. Devo essere con lei qua vicino.